una natura selvaggia e affascinante, una storia scolpita nella pietra e nel ferro. Un'isola che è molto di più delle sue splendide spiagge, spiagge da cartolina. Un luogo che ci racconta qualcosa di speciale. Alle mie spalle una ferrovia che arriva direttamente nel mare. Di che cosa si tratta? Lo scopriremo presto. Benvenuti all'Isola d'Elba. Siamo qui per un'altra avventura firmata Topini Randaggi, Elba Experience 2023. L'appuntamento per tutti è presso Portoferraio, ad aspettarsi Jimmy, la nostra guida. Breve scambio di saluti, un veloce passaggio al camping e subito proiettati per il primo tratto di fuoristrada. Brevi passaggi panoramici e un inedito tratto in discesa discretamente impegnativo mette a dura prova i driver. Tutti indenni, usciamo dal twist. Proseguiamo per una variante turistica a Portoferraio che visiteremo in seguito. Usciti dal meraviglioso Borgo Marinaro, iniziamo una dolce salita tra la macchia mediterranea. Scorci, panorami incantevoli, nella soleggiata giornata ci accompagnano fino a tarda serata. Una breve ricognizione prima di affrontare una discesa mozzafiato. Lo staff la ritiene troppo impegnativa, così Jimmy improvvisa una variante per tutti. In cima notiamo molti bunker che dominavano tutto il colfo sottostante. I ricognitori riordinano il gruppo e tutti insieme proseguiamo per il continuo del nostro tour. Dopo aver percorso 50 km è arrivato il momento di rientrare al camping. Incontriamo l'asfalto, ma prima è prevista un'immancabile sosta ristoratrice su un punto panoramico e un inedito bar. Aperitivi, cocktail, panorama, foto di gruppo e l'immancabile adesivo dei Topini Randaggi lasciato su un palo del promontorio. Riprendiamo la marcia per raggiungere il camping. È ancora presto, il sole è alto e optiamo per un relax presso la spiaggia di Scaglieri, che dà anche il nome al nostro camping. Una doccia rigenerante è d'obbligo e via con i fornelli. Cena, quattro chiacchiere e tutti a dormire in attesa del giorno successivo. Notte di mezza estate, feste improvvisate. 27 maggio 2023. La sveglia comoda, colazione e partenza per il tour in off-road.
Oggi faremo il Golfo di Lacona. Una strada rocciosa ed impegnativa ci porta fino in cima al Monte San Martino. La salita viene accompagnata da un panorama mozzafiato. Il sole splende altissimo. Fuori strada, altrettanto. E tradimenti. Forse è l'estate, o forse è pazzia. Ma so che stanotte ti porterò via. Perché c'è nell'aria, c'è stasera. C'è qualcosa che non sai cos'è. Finalmente raggiungiamo la vetta, è l'ora del caffè e non poteva mancare. Colazione nostrana, le auto incominciano ad aprire loro gambose. Anna Maria, aiutata da Orsetto, prepara un ottimo caffè. Casalino altrettanto nel suo van. Notte di mezza estate. Mentre degustiamo il caffè, facciamo foto, chiacchieriamo. Jimmy ci racconta un po' la sua isola d'Elba. Simone e Massaroni tirano fuori salsicce e formaggio per un breve spuntino mattutino. Simone, sfigato già dalla partenza perché fermato dalla polizia, ha un problema alla sua macchina che va come un treno, ma non va a gas, va solo a benzina. Adriano, esperto di GPL, nota e individua subito il problema, purtroppo non risolvibile. Bene, pazienza, camminerà a benzina, ma andrà benissimo fino alla fine del tour. Riprendiamo i nostri mezzi e via, giù in discesa dalla montagna, che ci condurrà nella spiaggia di Lagonella. È ora di pranzo e quindi d'obbligo una sosta lungo il percorso e successivamente tutti in spiaggia. Sbatti i piedi per terra. Batti, batti le mani, tira fuori la lingua. Sbatti i piedi per terra. Montiamo i nostri ombrelloni, il nostro gazebo, il sole picchia fortissimo, mare cristallino, invitante per un bagno, meno invitante la temperatura dell'acqua, ma una nuotata, anche se breve, sarà d'obbligo. Solo e con mille lire sono venuto a vedere questa quella gente. Il rientro al camping lo facciamo in autonomia. Due equipaggi preferiscono fermarsi in un'azienda agricola per la degustazione del vino locale. Un folto gruppo sceglie la variante hard. Jimmy propone di farla in salita o di farla in discesa. Esperti verificano e controllano le difficoltà del sito e si decide di farla in discesa. Altri rientrano in camping. Delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Sei rimasta sola,
c'è Madonna sola. La serata prosegue in massima libertà. Chi alla griglia del camping, chi a passeggio per le viuzze di Porta Azzurra. E poi finire al ristorante per una cena da quattro ristoranti. Sì, per caso poi ci siamo accorti che il ristorante che ci ha ospitato per la cena era il vincitore del programma di Alessandro Borghesi, quattro ristoranti. Porto Azzurro, situato sul versante centro-orientale dell'isola d'Elba. Balza immediatamente agli occhi l'imponente fortezza di San Giacomo, costruita nei primi anni del Seicento. Ai piedi della fortezza si è sviluppato il grazioso borgo marinaro, dalla centrale piazza Matteotti a faccia sul mare, e recentemente ristrutturata si può ammirare il porto turistico che in estate ospita maestosi pandili e in inverno è vivacizzato prevalentemente dalla presenza di pescherecci e piccole imbarcazioni. Sul lungomare sorgono esclusivi e pittoreschi ristoranti costruiti su palafitte. E noi ne scegliamo uno e per caso, come abbiamo già spiegato prima, è il vincitore di quattro ristoranti. È ora di rientrare. Soddisfatti della giornata, andiamo a dormire. 28 maggio 2023. Oggi è la giornata che tutti non vorremmo che fosse arrivata. Sveglia comoda, smontaggio del campo, direzione miniere di Capoliveri. Purtroppo un problema elettrico alla regina di Biondo rallenta tutto. Bene, quel che finisce bene, al punto d'incontro ci saremo tutti e il problema alla regina è stato risolto. Non può essere soltanto una primavera questo amore. Non è una stella che al mattino stai, Paolo. Se ne va. Oh no, 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 no. Non sarà un'avventura. Un'avventura. Questo amore è fatto solo. Da parte mia e da parte di tutto lo staff un benvenuto, da parte anche logicamente da quella che è tutta l'organizzazione, il comune di Capoliveri e via di conseguenza, un caloroso benvenuto e un grazie per aver scelto questo luogo, questo tipo di escursioni. Perché non è una promessa, ma quel che sarà, sarà che sarà, domani è sempre. Dopo il saluto della direttrice della miniera, prosegue la visita nelle officine e nel museo. Stupiti, vediamo gli accessori, gli attrezzi, le modalità che utilizzavano per lavorare, che erano veramente disastrosi. Successivamente uno sterrato ci condurrà all'ingresso della miniera. È un tratto inedito, non è aperto al pubblico, ma siamo riusciti ad avere l'autorizzazione. Sì, arriveremo nel piazzale, dove andremo a visitare la grotta, cioè diciamo la galleria del Ginepro. La guida dà alcune nozioni del sito, raccomandazioni sul comportamento in galleria e per tutta la visita. Qual è il souvenir, scusami? Questo. Il souvenir è un pezzettino di ossido di ferro o magnetite che estraevano a grandi blocchi nella miniera e convogliandola tutta nei frantoi la frantumavano e la riducevano di questi piccoli pezzettini. Quindi tutto intorno a voi sotto i piedi, quei cumuli là, sono fatti del minerale che qua estraevano. Ci dirigiamo a piedi verso l'ingresso e come al solito un noto presentatore di un programma libero sarà ad aspettarci per l'apertura del cancello di ingresso e andremo oltre il confine. Poco lontano da
dove arrivano le onde, c'è l'ingresso di una galleria, la Galleria del Ginepro. Stiamo per entrare in una miniera che, pensate, fino al 1981 era attiva e che scende oggi fino a 60 metri sottoterra. È visitabile, ma fino a un certo punto. Noi andremo oltre il punto che oggi è visitabile dal pubblico, andremo oltre il confine. Per farlo naturalmente dovremo metterci questo elmetto, questa protezione, e dobbiamo anche dire una cosa: questa miniera è in effetti in stand by. Perché? Perché si è visto che il minerale è fino a 250 metri sottoterra, quindi di fatto è stata sfruttata da un punto di vista di estrazione solo per un terzo. Due terzi sono ancora lì. Perché? Ve lo diremo tra poco. Intanto entriamo. Ahimè, non potrei correre il rischio di prendere una botta sull'elmetto. Ecco le luci che permettono il passaggio, i binari, c'è dell'acqua di fianco. Attenzione, qui c'è una biforcazione. Ci è stato detto di continuare verso sinistra. Noi andiamo verso sinistra, ma una cosa importante volevo dire. Queste miniere sono state chiuse, abbiamo detto, nel 1981 e rimangono strategiche. Perché rimangono strategiche? Perché non si sa se l'Italia, chissà quando, chissà come, avesse bisogno di ferro e il mercato internazionale non fosse in grado di fornirglielo. Bene, qui all'Elba c'è una riserva importantissima in grado di farci rimanere autosufficienti. Speriamo mai necessità future. Attenzione qui a destra che si può inciampare, eh? Giro sulla destra, eccoci qua. Eccoci qua. Questa, vieni Omar, fai attenzione, era la sala dove mangiavano i minatori, era la mensa. Noi adesso qui siamo a più 6 metri sul livello del mare. È venuto di notte e nessun operaio a causa di questo crollo è morto. Oddio, che emozione, che emozione, che bellezza. Splendido. Proviamo a vederlo con il drone, dai, che è stupendo. Eccoci là, siamo lì in basso, si vede? Puntiamo la luce così, si vede? Ecco. Sto sperando che prenda il GPS. E da cosa te ne accorgeresti? Che diventa verde e mi sblocca il limite d'altezza. Ah. Cadono delle gocce d'acqua dall'alto, speriamo che non lo prendano. Attento, ecco, non lo perdere però. E adesso? No, però sta agganciando. Sì. Sta agganciando un pochino. Siamo agganciati 2-3 secondi che saliamo. Eccolo, sta uscendo. Eccolo. Fai attenzione, eh. Noi da qui adesso non lo vediamo più. Lui lo sta governando guardando attraverso la telecamera. Guardate che spettacolo. Adesso allora, qualche istante, musica e immagini. La visita finisce qui, altrettanto la nostra avventura. Foto di rito e riordino presso il piazzale del museo, dove degusteremo il nostro pranzo a 5 stelle.
inside. I know that it's all wrong, but your eyes keep tempting me, and I never was that strong. Malinconicamente il nostro rientro. Ognuno prende la propria nave. Ci vediamo al porto di Piombino. Si viaggia in libertà. Ricordi dei 3 giorni passati meravigliosamente. E già si pensa alla prossima avventura. Firmata Topini Randaggi.